Ben trovati con Linea Verde Sport Basket. Dunque, è stata una settimana esaltante per la Scandone, sia in termini che di gioco che di risultati. Si vincere, come abbiamo detto, vincere aiuta a vincere. Altre due partite questa settimana prima della pausa, domani in coppa con Ventspils e domenica il big match con Venezia. Ne parleremo insieme al presidente provinciale del CONI, professor Giuseppe Saviano. Buonasera e grazie. Buonasera e grazie a voi dell'invito. Col quale naturalmente parleremo anche di una manifestazione importante che tutti gli anni il presidente organizza presso il carcere borbonico e parleremo anche di strutture di università, di argomento che vogliamo trattare strada facendo durante queste puntate e eh, oramai eh, è di casa, seppur per coincidenza ed è un piacere eh, la mia Andrea Iannicelli, bentornato anche a te, Andrea sì. grazie, guarda del basket bellizzi quest'anno 6 lecce gold nello stesso giorno del basket club Irpinia dunque coinvolgeremo Andrea oltre che sulla Scandone anche sulla sua stagione quella degli amici di Avellino e di qualche ex che magari si è trasferito un po' più lontano, così sfrutteremo Andrea per aggiornarci un po' eh, Presidente, subito ehm, se ci può fare in estrema sintesi perché non è proprio questa la sede ehm, un sunto sull'argomento universiedi se ne è parlato tanto, si è capito poco mm -hmm. Intanto però in tarda primavera si rischia qualcosina in termini di logistica e di impianto, nel senso che la Scandone potrebbe Ma in qualche io modo... Io credo, bisogna dire senza dubbio, che siamo partiti male, cioè con molto ritardo, molte contrapposizioni tra le varie componenti dell'organizzazione. Spero che adesso si vada avanti. Tra le altre cose ci sono state pure proteste da parte di alcune società sportive in tutta la campagna, perché ehm, rinnovare gli impianti significa bloccare i propri campionati oppure trasferirsi in sedi eh, più disagiate per cui mh, è diventato talmente difficile. Fatto sta che io l'ho detto anche in giunta regionale coni indipendentemente dalle critiche che ho espresso inizialmente soprattutto sulla logistica eh, degli atleti che eh, praticamente se si fallisce il discorso sulle università fallisce lo sport campano per cui credo che gli organismi internazionali ci penseranno dieci volte prima di assegnare alla Campania un evento sportivo internazionale. Lo sport, come ben sai, è diventato anche un motore del, di sviluppo del terziario certo. e quindi perderemmo una grossa occasione. Fatto sta che eh, 57 impianti saranno rinnovati e questo è il dato positivo. Ora, Bando alle polemiche dal mio punto di Ed vista. Ed è un'opportunità da sfruttare per certi certamente, versi. Certamente. No? Avellino è interessata allo stadio, al palazzetto e al campo coni naturalmente. E anche praticamente al palazzetto di Ariano. E anche Quindi al sono di Ariano. quattro <coughs> impianti e strada facendo c'è stata una novità positiva che mi è stata comunicata appunto dall'attuale assessore a, allo sport del comune di Avellino, Donatella. A Boglione, che praticamente è dai tecnici che credo che stiano lavorando bene praticamente anche la pista di atletica che inizialmente era stata esclusa dalla, da, da questo intervento importante a Campoconi sarà costruita in breve periodo ora purtroppo non sappiamo i tempi io sono un po' diciamo pessimista sulla conclusione in tempo utile di alcuni lavori però Pare che gli appalti chiudano un po' questa situazione. Chiudano un po' il cerchio. ma c'è un rimbalzo di responsabilità, insomma, di chi le colpe perché si è perso tanto tempo. In realtà si doveva fare la scorsa Secondo estate me, con campionati firmi. si e è stilistia. perso troppo tempo per chi doveva organizzare, come doveva essere diciamo, l'impianto organizzativo, chi doveva gestire che cosa e come. E poi praticamente adesso c'è il controllo dell'ANAC, che sarebbe l'autorità anticorruzione che eh, è importante ma eh, deve muoversi con maggiore velocità. Fatto sta che noi come CONI, non faccio da, alla difesa eh, di ufficio di, di un CONI che sta per essere eh, trasformato, siamo stati i primi a dare giudizio sugli impiantisti perché sai bene che ogni impianto secondo la legge deve essere eh, dichiarato valido eh, per le attività che deve svolgere certificato, diciamo da, certificato così. dal CONI. Bene, eh, dopo magari facciamo qualche do domanda al professore eh, Saviano. Eh, Andrea eh, invece quest'anno gioca al basket eh, Bellizzi, ragazzo mi, non perché qui insomma sembra molto eh, serio, appassionato che ha deciso di giocare, no? Sì. E per giocare bisogna un pochettino spostarsi. Sì, forse quest'anno era l'anno migliore forse per poter rimanere a casa perché grazie eh. ai ragazzi del basket club si è riuscito a fare qualcosa di diverso dalla Scandone ad Avellino, però non ci sono state le possibilità, sono mm. molto contento della mia scelta ovviamente, perché è una società seria, con grande voglia di fare, e in un ambiente bello perché siamo seguiti da una cornice di pubblico ogni domenica davvero importante e, e il cambiato sta andando anche abbastanza bene, quindi per adesso stiamo rispettando gli obiettivi prestagionali. Che sono? Di fare bene, eh, di prendere quello che, che viene, di stare nelle zone alte della classifica, cercare di andare a fare i playoff. Non abbiamo l'incombenza di vincere il campionato. A sinistra, diciamo. Esatto. Mi pare che le prime otto vadano ai playoff, la nona esatto. si firma e le altre playoff play si feciano. Esatto. esatto, sarà così. E noi in questo momento siamo nelle zone alte, siamo se, se non sbaglio terzi, quarti mm. più o meno perché. Tra squadre che riposano e chi perde i sconti diretti già, già giocati. La classifica ancora non è ben stabilita. Però quella è la nostra zona in questo momento. Siamo, ci stiamo allenando molto bene. L'allenatore è Di Avellino, che io che conosco è bene Che San Filippo. Che verrà presto a trovarci anche lui. Che ha strutturato veramente insieme al, al nostro direttore sportivo una, una solida squadra con due anche ragazzi stranieri. E stiamo andando bene, e stiamo tu, migliorando di sentire. Io non mi lamento, sono stati. Un buon inizio, forse adesso un piccolo calo, però non mi lamento, sto andando abbastanza bene. Senti l'8 dicembre c'è a Berlizio e Pino, il derby. Avellino, insomma, Avellino viene lì, eh, tu farai un po' gli onori di casa, scherzi a parte. Eh, loro stanno avendo qualche difficoltà in più, ma era anche comprensibile. Insomma, l'obiettivo è un po' diverso, devono salvarsi. Hanno perso un paio di partite con qualche episodio un po' sfortunato, qualche arbitraggio un po' così. Però diciamo che è quasi fisiologico, obiettivamente hanno fatto un salto doppio, che l'anno scorso hanno vinto mm. la Serie D, dato la possibilità di fare la C-Gold e si sono comunque trovati in uno scenario per loro del tutto nuovo. E... Però comunque si stanno impegnando tanto anche a livello societario, si stanno strutturando bene a livello societario, che penso sia la cosa migliore. Stanno dando spazio a molti giovani della Scandone, che avranno modo quindi di giocare un campionato comunque di livello alto, mm. perché comunque parliamo del quarto campionato nazionale. Eh, sì, per... hanno perso alcune partite Qualcune, qualche scontrietto forse lo potevano evitare altre, come quella di domenica ho letto di alcune polemiche arbitrali contro comunque una signora squadra come Salerno con cui noi abbiamo perso in casa la prima però sì penso che le loro soddisfazioni se le potranno togliere anche a livello di proprio di, mi, per migliorare il, i ragazzi che hanno tra, nel, nel loro gruppo spero si salvino obiettivamente che è il loro obiettivo l'otto verranno da noi ma non faremo scondi purtroppo Senti, ci sono altri ragazzi, più o meno, non so se proprio della tua annata, adesso un po' persi i conti, è parecchio che non... Tu hai due cugini. Esatto. Fabio, che gioca sempre gli Annicelli, che esatto. gioca nel basket che le Birpini, è più o meno il tuo stesso ruolo. O sì. È più è meno. Più o meno. Mattia Norcino in Lombardia. In Lombardia, Eppure sì. Salvatore Parlato, mi dice. Esatto. Ci Sanno, vuoi fare un po' un punto? Ci siamo... Se ti ricordi qualcun altro che mi sfugge, C'è Alessio Ronconi che sta giocando a battipaglia. Ci siamo un po' dileguati. Io sto a Bellizzi, Fabio sta da anni qua ad Avellino, ha giocato prima con Solovra e poi so si è tolto la soddisfazione di vincere il campionato da protagonista qui ad Avellino. Mattia ha giocato, ormai è giocatore di Serie B, ha fatto la scelta di Fattere salire in Lombardia, a Crema, e Salvatore anche... Un po', un po' meno, forse con, con voglia, ma è andato su a San Giorgio sul Legnano. Beh, a, anche lui. Di, anche di, di entrambi in, entrambi in Lombardia, ma non giocano lo stesso Giro. Eh, è peccato, ma avrà modo sicuramente di vedersi. Eh, allora, in bocca al lupo, a te che e a tutti grazie. gli amici. Trasferisci i miei i nostri saluti, naturalmente. Veniamo un pochettino. Ehm, alla Scandone, il presidente insomma mi guarda già un attimino, che idea si è fatto della squadra di quest'anno? Per lei che ama tanto l'atletica leggera, atleti eh, veri, eh, che reggono anche l'usto di tanti minuti, una squadra spettacolare, lei che ne pensa? Beh, io con molta semplicità dico che siamo un altro anno protagonisti e questo è importante mm. per una cittadina piccola come la nostra, ricordo quegli anni difficili che Abbiamo vissuto anche assieme, nel senso che la squadra sembrava sempre di dover retrocedere, di fallire e tutto il resto. Praticamente questo per noi è un fatto positivo. Come è positivo eh, il fatto che la squadra venga seguita da, da moltissimi tifosi in ogni luogo dove gioca. L'idea che mi sono fatto è che inizialmente c'era un po' così di balbetta un po' questa squadra, adesso ha preso il piglio. Di una squadra che cammina, che macina, che difende molto meglio perché l'accusa che hai fatto tu ad altri giornalisti del settore era appunto quella che difendeva male, che subiva molto. Adesso sta subendo di meno. Speriamo che eh, questo tipo di gioco continui. A volte l'accorciarsi dei cosiddetti titolari eh, diventa positivo. Mi ricordo quando c'era. Uh, lo slavo Slavoli come si chiamava l'altro allenatore Markowski allen Markowski, comunque con Markowski c'era una squadra molto mm. um, corta e comunque riuscì a salvarsi molto tempo rispetto con molto meno qualità e talento onestamente uh, eh, forse il budget però era quello che prende collochia croce però però un insomma... budget un po' inferiore rispetto a quello attuale per cui vediamo una squadra che ci fa divertire e eh, un allenatore che per quello che vedo parla parla molto poco, non fa proclami probabilmente eh, si lavora e si cammina e si cerca di raggiungere il risultato l'importante, ripeto è che in questo momento siamo protagonisti sia nel campionato che, che, che in Coppa okay. Ciò è molto importante per, per l'ambiente speriamo che la questione appunto, delle università non dia fastidio mm. a questa squadra si, crei, si trovi un compromesso per poter giocare, giocare nella nostra città e allo stesso tempo andare avanti, Sper, spero che anche perché eh, in quel periodo aprire maggio le partite contano un tanti micchi di più eh, rispetto con... a quelle di adesso noi dobbiamo superare diciamo, le montagne, le colline come le vuoi chiamare tu di Venezia e Milano questo mm. lo dicevamo prima il a microfoni spendi Lo di discendi. campionato, noi parliamo nella seconda parte della uh, trasmissione. Un po' meglio, anche perché c'è il big match con Venezia che proveremo a, a presentare i dettagli anche perché ci conosciamo piuttosto bene, insomma, più loro che noi, perché noi siamo un pochettino più nuovi. Uh, scherzando, il professore diceva: uh, Si lavora, si cammina, io direi, si corre. Andrea è tanto tantissimo, è una squadra che va a dei ritmi allucinanti, cioè che proprio le squadre avversarie fanno fatica a starci proprio dietro a livello di, di velocità. Perché abbiamo la capacità di, di avere call che va a questa velocità, mm. quando esce entra Sykes, che forse va anche più forte. Quindi sì. abbiamo una sola velocità, quella è. Corrono anche lunghi quest'anno. Quest'anno, quello anche. La differenza lunghi. sostanziale è che esatto. ci abbassiamo spesso, ci abbassiamo bene, perché alla fine, forse, la versione più efficace è addirittura Nichols da 4 e Green con 5. Sì, anche siamo, perché i centimetri sì, siamo molto, possiamo, possiamo essere molto duttili oltre a questo anche nei, nei singoli siamo cambiati all'ero di atletismo perché considerando il 4 e il 5 dell'anno scorso che erano Lun e N 5 che per un motivo l'uno e uno l'altro erano molto più lenti di, strutturalmente di Caleb Green di, di Costello o di India Ye, abbiamo proprio cambiato del tutto pelle anche nella Io copertura l'unica cosa che un bossonate che ho notato inizialmente, poi è stata parzialmente corretta, che c'era troppo individualismo in qualcuno e eh, quindi bisognava giocare più di squadra. Il fatto che stanno facendo nell'ultima partita. Non so se ho visto bene. Sì, si stanno anche magari imparando a conoscere, a passarsi un po' di più la palla. Domani c'è una partita importante, lo accennava il Presidente Saviano, arriva il Venspils alle 20.30 al Paladal Mauro, la partita è in diretta a Rai, ma non è un buon motivo per non andarci, anzi facciamo sentire... Il calore anche in Coppa, è l'ultima del giorno di andata e eh, complice insomma ringrocio Banvit Mursia Tifando per i Turchi, eh, grazie a Massimo Ticci questo è il turno della Champions che si apre stasera eh, fra Banvit e Mursia e Novgorod che è la nostra prossima avversaria dopo la pausa con Ludwigsburg e poi domani eh, Anwil Lehmann e soprattutto Scandone Avelino, Andrea c'è la possibilità di girare, non so se abbiamo anche la classifica Massimo altrimenti non ti preoccupare, eh, pos ecco qui, grazie, eh, siamo a pari punti con Mursia in virtù del nostro successo della passata eh, settimana e della loro sconfitta. possiamo addirittura girare i primi e Mursia deve venire qua. Sì, possiamo girare i primi e dare veramente una, una scossa alla, alla classifica e forse pensare di arrivare primi nel girone anche alla fine, mm. ma soprattutto conservare più energie e più andando in avanti, anche perché Uh, separandosi molto da, dalla, dalla bolla diciamo che per, per, per passare il turno risparmiamo anche energia in questo momento tu non, dici, sare tranquilli eh, non sarebbe una brutta idea visto il, le, le disastitudini fisiche che stiamo attraversando no. ecco vado un po' a memoria però insomma dovremmo avere peraltro tre eh, partite in casa consecutive perché ehm, insomma all'andata chiediamo questo proprio in virtù delle università Presidente, quindi dovremo chiudere con Venspils in casa e poi ricominciare dal 12 dicembre in poi. Quindi, c'è una bella pausa con eh, Nizhny Novgorod, con i russi e poi con i tedeschi dell'Odduisburg. Quindi, tre gare di fila addirittura al Pala del Maro, anche questo retaggio del, dei ritardi dell'University. però possiamo davvero ipotecare la qualificazione da primi in Champions League. Bo, bo, lasciamo stare grano. che non è Come però si dice, è tanta bisogna ronda. mettere grano nel fienile. Mm. Per cui, bisogna vincerle tutte queste partite in modo tale che. Si possa lavorare più tranquillamente per, per il futuro perché eh, io dico la verità, probabilmente sbagliando, anche se una coppa internazionale è importante, però ci terrei più alla Coppa Italia e allo Scudetto, soprattutto. Mi sembra che, sia l'idea anche del pubblico, eh, eh, certo. che è un tantinello però, più numeroso, però. Eh, anche se diciamo io penso che, che dagli ottavi in poi. Uno sportivo deve puntare bomba. sempre al massimo. ma mm il fatto che siamo protagonisti da diversi anni ci rende abbastanza orgoglioso io l'ho detto in quel dibattito che facemmo sulla presentazione del famoso libro dei 70 sì, anni della sì. Scandone noi siamo lì sul televideo sempre in prima pagina ciò uh, secondo me ha un significato non è che abbiamo delle raccomandazioni è sempre realtà, a sinistra, realtà, è sempre nella parte sinistra della classifica tutto, l'Avellino viene riportata spesso di basket per quanto riguarda i titoli del televideo. E ciò è importante. Ricordiamoci quando sentivamo tanti anni fa con la radio che veniva e andava eh, i risultati delle nostre squadre. Ciò mh, è fondamentale rispetto allo sviluppo dello sport in provincia di Avellino. Eh, ciò anche per dare una risposta ai nostalgici, ai miei temi, ma... Ai nostri tempi non è che avevamo diciamo, queste no. realtà importanti. I tempi però sono cambiati, sia sono dal punto cambiati, di vista economico, però, per fortuna, sia anche dal punto di vista mediatico. Però no? rimaniamo comunque in una realtà di 60.000 abitanti Ma diciamo fra giornalismo, non ho 80 anni, che a malapena c'era un fax, adesso abbiamo tre possibilità di vedere tutta la partita. Sì, insomma, ma non riesco a capire. È un capire po' più semplice. Appunto queste classifiche che ci danno sempre ultimi in tutte le cose, non lo so. Se sono tra virgolette apprezzottate, queste classiche. parla della vivibilità no? di queste Ma di tante, di tante cose non riscontro uh, tutto ciò nella, nella realtà. A volte diciamo i sistemi di indagine non credo che siano abbastanza corretti come è capitato già qualche volta. Questo è un po' come le bandiere blu a mare, no? Contano, sì. contano tanti parametri, si comprano anche. Ecco, e' pur vero a che lei parl parla un po' con l'orgoglio avellino. Hanno per dire di alcune situazioni se non vengono qui su posto, a vedere realmente che cosa sta, sta succedendo. Vogliamo dire che prima c'erano le cantine, cantine, cantine vere e proprie, ora abbiamo 120 aziende vinicole nella provincia di Avellino, vogliamo dire anche lo sviluppo dell'industria diciamo, uh, um, agroalimentare della provincia di Avellino che prima uh, risultava che era, era il mercato in piazza del popolo. Mm. Allora diciamo che secondo me alcune indagini non sono fatte in modo corretto, estremamente corretto. Condivisibile, torniamo al basket. Andrea, che partita aspetti domani dal Benspils? Loro, chiaramente, come le formazioni dell'Est hanno abbastanza talento e fondamentali, giocano di sistema, hanno degli americani interessanti a differenza uh, di altri, che peraltro hanno uh, conosciuto l'Italia come Aaron Johnson, come Hardlage, come Bergins, uh, un buon allenatore e un buon sistema, però stentano in coppa molto bene ovviamente in LBL che è il campionato lettone, dove naturalmente insomma fanno meno fatica. Ovviamente, come la maggior parte delle squadre che partecipano a queste coppe. Beh, Mi aspetto una partita dove naturalmente partiamo super favoriti, dove non, non possiamo, penso, sbagliarla, per i raggiamenti che dicevamo precedentemente, perché è partita in casa, ci permette di andare avanti. L'anno scorso insegna tanto, perché l'abbiamo buttata qui. Esatto. E, e niente... La cosa che più può preoccuparci, come dicevi tu, è il, la le loro caratteristiche, perché hanno un allenatore comunque che le, pre le prepara bene, mm. possono imbigliarci i nostri, i nostri, le nostre bocche da fuoco. Ma penso che alla fine il nostro talento, la nostra capacità di, di far canestro, alla fine può soprattutto in casa può fare la differenza. Tu mi dicevi, hai un po' la sensazione che se ci imbrigliano abbiamo qualche difficoltà. Però finora ci hanno imbrigliato poco perché corriamo più degli altri e mi sembra che lo imponiamo anche abbastanza il nostro gioco, nel senso che sono gli altri a venirci dietro. E fin quando non ci prendono va bene così. Mi pare più o meno di poterla sintetizzare. Sì, sì, è la mia idea. Vorrei vedere un test un po' più provante, tutti in campionato, penso mm. quello di domenica, domenica sia, sia il migliore, forse il secondo migliore dopo quello con Milano. Uh, sì, vorrei vedere una squadra organizzata difensivamente che ci impone di andare dove ci sono i nostri limiti, che ci sono ovviamente come tutte le Caramente. squadre. Per ora le squadre non ci sono riuscite anche perché noi riusciamo col, col talento e con la rapidità di esecuzione di andare oltre. Cioè, si è visto poi contro Reggio Emilia che... Andavamo al doppio alla loro velocità e quindi non ci so, il primo quarto, vedendo, c'è stata partita ed, era già, ed è già finita lì. Una partita un po' più tirata con una squadra organizzata che ha talento quasi quanto il tuo. Vorrei vedere la, la Scandone in, quel in quella determinata circostanza. Sì, Ma volevo fare un po' di, di, di più. Aspettativa di Andrea: siamo velocità, al tema 8-30 secondi. Alla vale. velocità, che in tutte le discipline sportive, stanno andando avanti mm. il discorso sulla velocità molto spesso. Uh, si andava troppo sulla tecnica lenta e tutto il resto, adesso bisogna accoppiare tecnica e velocità atletismo e è, con un po' di tattica. E naturalmente anche con la tecnica è fondamentale, perché tu puoi essere veloce quando vuoi, ma se sbagli o salto. Si diverte Quindi, di più quest'anno per il momento, brevemente rispetto all'anno scorso. certamente ci divertiamo di più e soprattutto ci si diverte quando si vince. Quando si vince. <ride> che poi è l'obiettivo di tutti. Bene, time out LVS Basket dopo campionato, ma vi ricordo allora domani sera, in attesa di vedere cosa fanno Banvit e Murcia, Scandone-Vempils 20-30 al Pala del Mauro. A tra pochissimo.